Dai! Dai, alza l'audio! Chiama Donnibus! Fine. Okay. Hello everyone, I'm Hideaki Itsuno, the director of Dragon's Dogma 2. I'm the producer, Yoshiaki Hirabayashi. Dragon's Dogma 2 is a narrative-driven action RPG set in an immersive fantasy world designed to place player choice at the heart of the gameplay experience. Today, we'll present you with the latest news on Dragon's Dogma 2. First, check this out. Che è diventato un meme ormai. Check this out. Scusate. At last! The bell has tolled on the age of the console. The return of the sovereign. Oh. Possiamo cavalcare un grifone, ci avevo preso. Welcome, Scusate. Arisen. Oh, guarda che queste sono tutte pedine. Learn all you can of this world you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. From this moment forth, thou art arisen. Hanno mantenuto, mi sa, lo stesso doppiatore. Oh, l'Archer Mago. Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? When 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. Pitiable Arisen. Oh. Fight. Oh, Madonna, che belli. Finalmente mostri nuovi. Show me the path thou wouldst walk. Ok. Combattono per le waifu. Not, and fell the dragon true. Tu! I would gladly pass all the wisdom I possess into your hands. È un reboot. Vabbè, ok, l'hanno confermata. È un reboot. We're excited to finally be able to reveal the release date for Dragon's Dogma 2. First, let's go over what you just saw. Ho visto anche che c'è il distruttore ancora. Madonna, questo è un mostro. We meet the giant Talos, who appears for the first time in this game. No, che se ci stanno mostri così figata, eh. How to stop. We've prepared some additional gameplay footage of Talos, so take a look. Quattro c'ha le piattaforme sul corpo per arrampicarti, molto Shadow of the Colossus. E questa mi sa che è una lama magica. No, è un guerriero perché c'è la spada e scudo. Madonna. What could possibly impel a being of such stature? Guardate come si lanciano. Giustamente. I cannot but fear it will bring ruin wherever it treads. Però questo mi sa di boss, di trama. Bello che c'è l'animazione per colpire le robe di lato. Sì, mi sa di boss di drama, non mi sa di roba che spawn a cazzo in giro, mi sembra troppo... Usare le arpie... Poi io, conoscendoli, può essere, Let us do whatever we can to slow it. Madonna. It might be futile, but... Perché vedo che è pieno di punti e compagnia, quindi può essere che magari ci sono dei sorta di eventi che devi andare a proteggerlo. Is a nuisance nobody asked for. Let us be rid of it. Indeed.
Vabbè, l'arciere, giustamente. Certo, sto povero Cristo che sta a fare gameplay senza mirino, Dio Cristo, eh. Let us attack with the full sum of our strength. We must try to delay it. Sì, ma perché frecce normali? Fammi vedere un colpo particolare. Sì, mi sa che è leggermente un boss di trama. Be able to enjoy a variety of combat experiences depending on how you choose to tackle each situation. Keep your eyes peeled for more on Talos and its role. Più che altro è che è pieno di quella strana energia viola che c'aveva anche la Risen, quindi credo che sia qualcosa di collegato a lui, la Risen, il finto Risen. Infatti mi sa che poi vengono a cacciarti pure perché te sgamano. Ok, è un'altra linea, l'hanno confermato. Vermund is the human kingdom, where you will be drawn into the power struggle for the throne. La cosa migliore, sì. Take the throne, the Queen Regent Disa plots to set. No, l'hanno mantenuto proprio qua, ma magari sì, l'hanno. Tecnicamente dovrebbe essere una cosa del mondo, però magari qua gli danno una motivazione. On the other hand, the Beastran nation of Batal treats pawns as the source of misfortune and instead worship the lamb in flame to ward off calamity with Empress Nadine at its center. Both kingdoms recognize the dragon as a threat, but their thoughts towards pawns and the Arisen differ. What will happen to the player caught between the beliefs and plots of these two nations? You can learn more about some of the game's intriguing characters on our official website. So, check it out. Ma hanno preso tante cose di trama e le hanno ampliate. Hanno ripreso tanti concetti e l'hanno completati. You can talk to the inhabitants of this world to receive various quests and deepen your relationship with them. For instance, let's look at this quest where you need to befriend some elven siblings. Elven? Ci stanno anche gli elfi, hanno riaggiunto? Oh! Bello che parla in elfico! You do not speak our tongue, do you? From this moment forth, so long as you remain by my side, I shall interpret for you. Oh! Chissà se posso crearmi una pedina elfo che capisce. Alcarwa fir nun eldaia menelume sur Caril. Martir fa nun fionor. Minas vena era lotte. Qua sono proprio canonicizzati. Quello è vero anche, Star. Però diciamo che sono stati un po' furbi. Bravi. Il percorso furi, puoi crearlo e fartici anche una pedina, da quel che ho capito, Star. Sì, puoi fargli il kajit. Logre. I shall strike the beast's arm while my father holds its attention. This is as much as I can show you for today. Ma vai via. Hopefully you'll find the rest of the quest on your own. Buon ritorno, Fiorella, stai attenta. You can see the Sacred Arbor, which is an elf settlement. The elves there communicate in their own language. And while the Arisen doesn't understand the language of the elves, if there's a pawn nearby who does, they will automatically translate it for you. These specializations that pawns can acquire will make each of them more unique and hopefully more enjoyable to journey with. I'll see to it your burdens are shared between us pawns. Oh, oh, oh! Dai! Not only the pawn's personality that reflects the player. Just like in the first game, the player can freely create direttamente da Dark Souls. Pawn. Guarda. Puoi farti l'elfo. Grammetry technology to increase photorealism. Ah, il tips. To simplify the process. Che belli modelli. Characters. Belli. C'è Leon là in alto, palese. Questo è Leon. Provides a more intuitive way to create your ideal character. Oh! Figo! Bella come idea. Oh, nuove evocazioni. Questa è palesemente un'evoca spiriti.
a new vocation that's trickster. Unique to your gameplay experience. Exclusive to the Arisen, the trickster is a vocation that wields the sensor and uses the smoke it produces to conjure illusions. Ah, sono illusioni, ok. For increasing the power of pawns beyond the normal parameters for a limited period of time, this vocation focuses on support and use of unique strategies. The trickster is a devious vocation that takes advantage of the enemy's enhanced behavior AI. It's a great fit for players who prefer to step back from the action and manipulate. Vabbè, da super support. Perché ha evocato un drago per fare lo strillo, eh? Next, Cadroia. Additional details to share. Tre giochi che mi convince a comprare li tengo d'occhio. Pre-orders for Dragon's Dogma 2 on PlayStation. Lo farò. Xbox Series X. Ora in live. S and Steam start today. Lo faccio ora in live proprio. The standard edition, a deluxe edition will also be available. The deluxe edition includes additional items such as a special camping kit, along with other items that will help you prepare for your journey. Vabbè, l'arte della metamorfosi. Will include bonus weapons for each of the four vocations available from the start of the game. Va bene, ste cose ormai dovete mettercele. The will give you access to all the bonuses of the standard edition, plus access to additional accessories that can be equipped in game. I hope you'll consider pre-ordering. Ma lo faccio immediatamente. Si può preordinare, sì. So, what did you think? Yeah. The development team is currently making final adjustments to Dragon's Dogma 2. La carta di credito no, basta, purtroppo no. Best, and hope you can wait a little longer until the release of the game. Ma guarda, abbiatevi tutto il tempo che volete. Let us show you some footage of the monsters we couldn't cover today. La viverna, il Dua, oh, il cavaliere senza testa, il warrior e lo stregone. Perdonatevi se non sto facendo attenzione alla chat, che voglio spippolare. Fammi vedere come l'ha rifatto il Warrior. Dai, che mega tankerone, Dio. Ma guardalo come va in giro. Certo, usare una spada di fuoco contro una viverna. Che bella sta cosa che adesso puoi correre sopra se stai in verticale. E può andare a colpire direttamente. Oh! Però io continuo a dirlo, meno motion blur, Dio Madonna, perché non è possibile che se si muove si smolecola tutto. Vabbè che è la stream. Può caricare l'attacco addirittura. Guardalo che combatte con la testa. Madonna, non vedo l'ora di impararli, Dio Cristo, Madonna. Madonna, io me commuovo in live. Incantamento sincronizzato, tra l'altro. Il framerate dice porca troia. Questo era l'incantamento sincronizzato. Certo, mi hai fatto vedere un cazzo del Sorcerer, comunque. Ma perché deve finire la live, Star, sicuro. Prendo la deluxe oppure il collector. La collector vorrei prenderla se c'è. Con una statua magari. Si ha fatto vedere, boom. Basta. No, ma chi, ma chissà come puoi trainare le cazzo di pedine. Non credo mostreranno altro. Però cazzo, bello. 15 minuti ma ben fatti. Figata perché hanno preso un sacco di concetti dell'originale e l'hanno riproposti. Perché il tizio di spalle che ti fa potrei condividere con te le mie conoscenze è il bruciato dal drago. Non mi ricordo adesso come cazzo si chiama. Però è quel signorino che noi incontriamo con le mani nere perché aveva affrontato il drago. Ci sta anche qua. Quindi hanno ripreso tutta la questione delle pedine che vengono viste de malocchio della gilda, e quindi da una parte vengono schifate, da quell'altra invece vengono apprezzate. Ho visto tante robettine interessanti. Non hanno mostrato
tutte le vocazioni, perché non le hanno mostrate per niente tutte. Ma in realtà, aspetta, forse mi sa che le hanno fatte soltanto 6, ma mi dispiace un po'. Potrebbero essere soltanto 6, ma no, perché che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto il guerriero, il distruttore, il mago, lo stregone, il ladro, l'arciere, il lanciere, il fattone. Tecnicamente, se fanno come nell'originale, ce ne dovrebbe essere anche una nona. Ah, è l'arciere mago. No, mi sa che sono sempre 9. Mi sa che effettivamente hanno rifatto proprio quel classico 3-3-3. Perché l'arciere è l'evoluzione... L'arciere, beh sì, l'arciere è l'evoluzione dell'assassino, del ladro, il distruttore, del guerriero, lo stregone, del mago. Hanno fatto il lanciere magico, mago e guerriero. Il trickster probabilmente sarà ladro, perché è il trickster, no? Ladro, mago. Ma vediamo, perché io sono convinto che in realtà ce ne saranno anche altre. Il mago spacciatore pareva caruccio. Era molto figo in realtà, perché ho visto in realtà che poteva fare delle cose molto interessanti, perché non evocava soltanto delle illusioni che facevano danno, ma tipo evocava anche dei muri. Quindi mi pare proprio quel tipo di support che può fare anche spacing, che può fare debuff, buff, può fare un po' di crowd control. Poi bellissimo che ha evocato quella sorta di drago che ha strillato e ha fatto cadere tutto. Allora, aspetta, perché io avevo visto una cosa interessante. La personalizzazione del personaggio sembra molto bella, ma non hanno mostrato un cazzo, perché qua vedo tutt'altra roba, ma credo che in realtà questa sia soltanto, esatto, per la testa. Poi sì, tra l'altro i mostri belli ne hanno mostrati veramente un botto. Hanno mostrato sì, per carità, i vecchi, ma hanno mostrati anche un sacco nuovi. Palesemente il signorino mega gigante che faceva esplodere tutto non è un... ripeto, magari o ritrovi e come nel vecchio ogni 7 giorni rispona, no? Ma non credo. Mettono talenti unici alle pedine, inteso? O bisogna fare attenzione pure a che lingua parlano, un bellissimo. Ma chissà, tra l'altro, se una pedina magari, non tu giocatore, ma magari la pedina può impararlo, anche se non è elfica, può impararsi a fare le cose. Vocation, pawn, status. Ok, quei due simboli è una pedina ed è la tua. Inclination, calma. Spero che ci sia un avanzamento. Delle... medaglie che può avere la pedina. E hanno anche delle quest personali. Magari ti fanno delle richieste. Dammi delle raspberry. Che figata. Quest guide. No. Perché ok, la quest momentanea. C'è la quest momentanea, la quest del momento. Vedi, ecco. The pawn who acquired this skill can interpret Elvish for the reason. Specializzata. Ah no, ok. Mi sa che poi la pedina prenderà anche appunto. Sì, specialization. Quindi vanno proprio in qualcosa. Peccato che hanno mostrato soltanto sta schermata. Volevo vedere altro. Dai, potevi, perché non hai fatto click con l'R1 di merda, vaffanculo. Guarda che bella sta roba, Dio Cristo. Rivediamoci un attimo sta roba qua, perché vedete, poteva evocare una sorta di copia per distrarre. Sì, però avevi fatto qualcos'altro di strano. Vabbè, questo è per aumentare l'attacco. Ecco, era questo che avevo visto. Ha evocato un cazzo di muro. Io non so se questa è una roba anche utilizzabile a livello fisico. Cioè, perché fare una roba del genere, che cos'è? È che le persone vedono che c'è, cioè se immaginano un muro e quindi non vanno oltre, o effettivamente copre l'attacco? Perché questa è una roba in realtà figa, anche perché tu la crei, l'assassino ci sale sopra, salta su un bersaglio e gli fa il critico. Se sono illusioni ne dubito. Speriamo sia perché non lo so, perché il fatto è che però tipo il drago che strilla e fa cadere il grifone worka invece. Ah, ma sicuramente ci avrà anche delle robe da danno Ragnar. È come il mago. Il fatto che il mago per esempio pure è molto improntato al support, ma comunque se comincia a sparare bracieri, fulmini, catene di fulmini e compagnie, fai buchi. Questo mo l'hanno fatto vedere per farti capire, oh bro, questo è per fare il support. Una cosa che in realtà io spero è che anche le pedine possano prendere le classi combinate o le classi avanzate, perché quello sarebbe veramente tanto figo. Hanno fatto vedere poco il lanciere magico, però figata che hanno canonicizzato gli elfi, perché vuol dire che hanno ripreso proprio tutte le componenti originali e le hanno proprio implementate per bene. Perché in origine, per esempio, tu in Dragon's Dogma Dark Arisen, al tuo personaggio puoi mettere le orecchie a punta, ma quello è perché è un rimasuglio del fatto che ci sarebbero dovuti essere gli elfi, ma non ci stanno gli elfi, non esistono in quel mondo. Qua invece hanno preso proprio le tre cose originali, hanno giusto modificato i nani slash orchi, ci hanno messo invece i leoni di quello che cazzo sono. Dato qui waifu ovunque, pure col pelo sotto, ci va bene tutto. Certo, loro vi fanno vedere
questa roba qui. Qui muori talmente tanto facilmente come uno stronzo. Cadi di sotto dal dirupo, poi ne riparliamo. Però dettagli. Che tra l'altro sta cosa qua stavo dicendo è che sicuramente si ricollega al falso Arisen. Sicuro, perché è proprio quel rosso lì. Mi sa che l'incipit sarà che c'è stata una persona che ha fatto finta adesso in Arisen, l'hanno proclamato re, cazza pippoli, magari riesce a corrompere addirittura le pedine, magari le reintroducono così, le pedine corrotte o le pedine perdute, che c'ha tipo sto sorta di potere oscuro, come in realtà c'era anche nell'originale, perché nell'originale c'era una sorta di oscurità che è stata per un cazzo sviluppata, il signorino col cappuccio che metteva i segni su i ciclopi, le idre e compagnia, c'era quel concetto d'oscurità, siete che qua pure l'hanno ripreso e l'hanno fatto per bene. Non è che lo stesso rosso e nero di quando entri in acqua, può essere, potrebbe essere anche che magari è quella roba, oppure hanno fatto proprio una mega unione, cioè hanno preso che tutta quella roba giustamente nell'acqua, l'oscurità, quella è, che tra l'altro è una roba molto del concetto giapponese, che l'oceano, l'acqua, le profondità sono l'oscurità. Basti vedere in Kingdom Hearts, no, quando Riku viene travolto dall'acqua, è perché l'acqua è l'oscurità. Ci hanno messo per il meme Leon Kennedy qua, eccolo qua, e questo qua in alto è Leon Kennedy, questo è Luis, questo è Frodo, riconoscete qualcun altro, questo è Nero. Porca troia, ma è vero, ma hanno fatto tutti i personaggi dei loro giochi, ma che cosa? Ecco, forse l'unica roba che mi dà un po' al cazzo è questa, però è una di quelle robe pure accetto, cioè finché sono ste cazzate, no, dove ti danno un primo kit, ti danno un po' di rift point, le musichette, ti danno una wakestone, che in realtà mi sa che qua l'hanno cambiate, non sono più cuori di drago, sono proprio pietre, prima erano cuori di drago le wakestone, Harpy's Nail, Smoke Beacon, Art of Metamorphosis, vabbè, per speccare il personaggio, Rift in Chance, Earthfelt Pendant, citazione a Dark Souls, Makeshift Gale Key, poi ti danno un po' di armi dorate, vabbè, ma queste c'erano in realtà anche in Dragon's Dogma. Standard is the way, si parte dagli stracci. Io in realtà se la fanno, mi vorrei prendere la tipo collector, quella con la statuetta. Se mi fanno una statua di Cosmo, Dio, perché io lo chiamo sempre Igris? È la mia deformazione, raga, sono stupido. Non Igris, Grigori, madonna di Cristo, oddio. Anche il Warrior mi ha intrigato. Come al solito, Capcom paga delle persone per fare dei figa di gameplay, perché questo non è un gameplay da Warrior. Però la cosa che mi ha intrigato in realtà è che lui potesse arrampicarsi e fare un attacco caricato sulla testa dei mostri. Quella sembra una cazzata, ma in realtà è una roba molto molto figa. D'altro sono curioso di vedere se effettivamente l'arciere è pure qui, il ladro, quel che è, ha la velocità di movimento aumentata in arrampicata. Cioè, vedete sta cosa? Lui che carica un pizzettone per stannarlo. Che tra l'altro mi sa che è proprio... Non è a cazzo, è la botta possente, l'arco della possanza che c'è su Dragon's Dogma, ma adesso puoi farlo anche da arrampicato. Magari ovviamente devi stare sopra, cioè devi stare in verticale su due piedi, però figo che puoi farlo. Spero che abbiano messo anche qua tutte le skill, perché merda di Dragon's Dogma è che il distruttore aveva un'arma, però aveva solo tre skill, perché boh, dello stregone non hanno mostrato un cazzo. Bello, perché è figo esteticamente il Diulalla, che è il cavaliere senza testa. Mamma mia, qua i qua il frame ha detto porca puttana, Samero esplodo, Dio Madonna. In realtà stranamente veloce, ho visto troppa velocità in questa pioggia di meteore. Oh, una volta che non fanno vedere i soliti tre paesaggi di merda. Che bello, bellissimo, senza caricamenti, tutto in flow. Però non hanno specializzazioni, chissà se magari puoi farla diventare brava in qualche cosa di specifico. C'è l'inventario, va bene. Ah beh, anche qua c'è la cosa per rimandargli l'oggettino. Questa è una roba carina che hanno mandato. Continuo a dirlo, però nei gameplay hanno messo questo cazzo di motion blur, Dio Madonna. È qualcosa, ma penso che sia il DLS. No, ma secondo me non è neanche il motion blur, ora che ci faccio... È il problema che succede con il DLS. Il DLSS, quando voi lo mettete, fa queste, non si sa perché certe volte, lascia le scie. Vi ricordate su Dead Space Remake che a un certo punto voi vedevate, boh, neanche fosse Bruce Lee che lasciavano le scie? È la stessa roba. Non so perché crea sto bordello. Magic Defense, Slash Resistance, Strike Resistance, Knockdown, Elemental. Ah, ok, hanno tolto delle robe. Madò. Questi pure sono venuti insieme a me, bravi guasconi, Dio Cristo. Aprite i menu, figli di...
Vostra madre, quella brava donna. Tanto bellissimo, tutte le altre pedine finalmente non camminano come delle stronze, ma combattono con te. Tutti quegli altri NPC che vedete combattere sono altre pedine? Figo. Sì, comunque il DLSS è messo per le performance. Oh. Vori che finalmente durante il figa di level up ti fa vedere che cazzo va avanti. La madonna. Ah, perché ha livellato max, ok. E giustamente uno stregone, quindi sale spammata la magia. La difesa e l'attacco salgono di... Mi sa che hanno mantenuto proprio i level up del primo, a vederlo così. Che cazzo ha visto? Aspettate. C'era una povera arpia. Vabbè, guarda che si è preso un calcio sui denti. Una cazzo di schiacciatina. Bello. Ma in realtà ho visto anche che hanno reworkato molto la fisica, anche la cosa di lanciare i nemici in acqua e compagnia. Madonna. Allora, per adesso sembra ottimizzato veramente col culo, eh. Tanto col culo. Poi non so se è perché magari lo stanno a far girare chissà dove. Cioè, per questo ci sta sto scioglimento di roba, perché hanno messo neanche in ambito prestazioni, ma hanno messo prestazioni massime del DLS. Cioè, è fatto proprio per mantenerti il frame fino all'ultimo. Adesso capisco molto questo smolecolamento dei frame. Bello. Cioè è stato un bel showcase. Bello. Mi intriga. Mi piace che abbiano optato, vedete, come avevo detto, effettivamente abbiano optato per proprio una linea differente. Cioè hanno preso le basi di quello che era Dragon's Dogma 1, le tematiche le hanno ampliate, le hanno fatte per bene, le hanno migliorate. Però hanno detto ok, altro drago, maggior ragione probabilmente quello sarà Grigori o qualcun altro. E vabbè, è la cosa migliore. Gioco troppo in là con gli anesi. Allora, io in realtà un po' mi dispiace perché avrei voluto vedere delle spiegazioni per quanto riguarda le inclinazioni. Io spero che rispetto al primo Dragon's Dogma qui spieghino meglio le inclinazioni, perché purtroppo le inclinazioni erano state una di quelle cose per cui molti giocatori non hanno continuato Dragon's Dogma, perché si ritrovavano con queste pedine che erano nate da 5 minuti, che quindi erano completamente rincoglionite, e giustamente le persone guardavano sti cazzo di NPC che se muovevano non facevano un cazzo, non attaccavano, Non davano una mano, e dicevano quindi IA de merda, gioco del cazzo. Io spero che in Dragon's Dogma 2 facciano una sorta di piccolo tutorial, anche magari non per forza che te lo fanno fare, ma che te lo spiegano. Cioè che ti fanno un bel disclaimer iniziale o qualcosa che ti dice: oh guarda, la tua pedina si adatta, impara da tutto quello che fai, che non fai, che vede fare da altre pedine e compagnia. Perché se no veramente rischiano un'altra volta sta cosa. A parte che in generale le IA mi sembrano un po' più fin dall'inizio che gli hanno dato delle basi, fortunatamente. Il fatto è che nel primo, parte che non era stata sviluppata proprio al 100%, perché però loro si aspettavano veramente tanto che le persone avessero la pazienza di mettersi dietro a capire le pedine. Però tu mi devi dare anche un prompt, cioè tu me lo devi far capire, devi mettimi anche uno stronzo nella prima faglia che mi dice: oh guarda, questi sono gusci appena nati, cazzi mazzi vari, non sanno nulla del mondo, mostraglielo, qualcosa del genere. Perché poi se tu vai ad ampliare la lore di quella faccenda è bellissimo, perché tutta la questione del piano piano la pedina va sempre di più ad assomigliare al personaggio, fino a quando non avviene quella sorta di simbiosi in cui diventa uguale al suo Arisen, perché un po' paradossalmente in realtà il viaggio della Arisen è quello di dare l'umanità a una pedina. È bellissimo, ve l'ho fatta vedere quella parte di quest dove c'era quella bambina con le trecce e c'era la tomba della sua vecchia maestra, che lei pensava che fosse la madre. No, non era la madre, era la Risen. Cioè alla fine di Dragon's Dogma 1 la pedina diventa uguale al personaggio, non a cazzo. Cioè non è che si infila dentro al tuo corpo, è che diventa in tutto e per tutto umana, acquisisce la personalità e compagnia e vive la sua vita. Però appunto, fammelo capire, Dio Madonna, perché se no io spawno, vedo il guerriero che sta un'ora così con lo scudo a guardare un goblin e non fa un cazzo. È un po' controproducente. Poi soprattutto oggigiorno, perché questa tra l'altro è anche una cosa molto che se va a ricollegare sempre a quel discorso lì. Ecco, oggigiorno noi siamo abituati, in generale le persone sono abituate che tutto quanto deve essere ultra mega immediato, rapido, tutto presto, tutto subito.